Buonasera a tutti, io parlo a nome dell'associazione Avastera. Questo è uno dei tanti incontri che la nostra associazione Avastera, Union de Tradition Brigasche, organizza, e fra le iniziative più importanti dell'associazione c'è quella di salvaguardare il nostro idioma, l'idioma brigasco, che è parlato solo nella terra brigasca e che è stato riconosciuto dalla legge 482 una minoranza linguistica storica. E allora cominciamo un po' dal brigasco. Allora, buondì a tutti e ben arrivai al nostro incontro di Sanremo. Questo è un incontro che organizza da Avastera, Union de Tradition Brigasche, e da Chambre d'Oc. Nel terzo incontro che fanno così a Sanremo, già da 3 anni e fanno l'incontro così in collaborazione con Chambre d'Oc. Il primo, 3 anni fa, la via si chiamava Chantar l'Hiver, cantare l'inverno. L'anno passato si chiamava Andam Aire de Primo. E quest'anno invece si chiama Vesamont. Adesso mi taccio in brigasco, comunque traduco, e ho voluto dare un saluto a tutti voi, ringraziarvi per la cortesia di essere voluti essere presenti a questo nostro incontro. E ho detto che questo incontro è organizzato da Avastera, Union de Tradition Brigasche, e da Chambre d'Oc, e che siamo arrivati al terzo incontro. Questi incontri sono organizzati in un programma generale che è portato avanti dalle province, no, dalle province di Imperia e dalla provincia di Torino, e si propone proprio la salvaguardia delle minoranze linguistiche storiche. Abbiamo detto Avastera, abbiamo detto Chambre d'Oc. Avastera, molti di voi, la maggior parte di voi lo sanno, Avastera è un'associazione che ha più di 30 anni di vita, e si propone di far conoscere, salvaguardare, valorizzare la terra brigasca. E per terra brigasca intendiamo la parte alta delle tre valli, no? Della Valle Argentina, l'Alta Valle Tanaro, l'Alta Valle Livenza-Roia, queste tre valli che si incontrano sul Monte Sacarella. Questa è la terra brigasca. Quindi l'associazione Avastera si propone questo. Chambre d'Oc è un'associazione che si propone di promuovere e salvaguardare l'occitano in tutte le valli piemontesi e in tutte le valli liguri. È un po', diciamo così, un'associazione coordinatrice di tutte le associazioni, no? E alla quale gruppo di associazioni facciamo parte anche noi, e fa parte anche l'associazione di Olivetta San Michele, perché la terra brigasca ligure e quella di Olivetta San Michele sono le uniche minoranze linguistiche storiche che ci sono nella provincia di Imperia. L'incontro di questa sera si chiama, l'avrete visto dalle locandine, si chiama Vesamont. Vesamont, che tradotto in termini letterari che si traduce così semplicemente in verso lassù, ecco, quel lassù della nostra terra brigasca, quel lassù delle nostre montagne alla quale noi guardiamo spesso, dove andiamo volentieri e dove ci fa piacere restare.
quell'assù che vorremmo salvaguardare e vorremmo, migliorare. E quell'assù, ecco, lo dico per inciso, ma lo devo dire, quell'assù che vorremmo che lo guardassero in molti e che lo guardassero anche amministratori della cosa pubblica che finora hanno fatto poco, molto poco per quell'assù, per l'entroterra. Perché con alcuni interventi mirati da chi è in mano i poteri si potrebbe evitarne la desertificazione e farla, far diventare anche l'entroterra una risorsa. Questo spettacolo è stato prodotto e realizzato dal gruppo che vedete qui sul palco, se non lo vedete tutto, ma comunque è un gruppo che è diretto da Dario Anghilante, che da molti anni è nostro amico. E Dario Anghilante, come definirlo? Dario Anghilante è un poeta, è uno scrittore, è un musico, un cantante. È vero che abbiamo già imparato a conoscere da alcuni anni. Il gruppo che è qui, che ascolteremo, è formato da lui e da suo figlio, che fanno parte del gruppo Citano, e da Gigi Ubaldi e da Flavio Giacchero, che sono invece del gruppo dei... Siamo un po' dispiaciuti che appunto non siano stati presi in passato adeguati interventi per valorizzare. Noi cerchiamo di essere dei promotori, ma la promozione non basta. Ci fa piacere comunque, ecco, poi finisco, ci fa piacere comunque aver saputo, e mi fa piacere potervelo dire questa sera, che in questa zona delle nostre belle montagne, no? Che sono alle spalle di Sanremo, che sono un po' liguri, un po' piemontesi, un po' francesi, no? In questa zona operano 4 parchi naturali: il Parco delle Alpi Liguri, il Parco del Maraguarese, il Parco delle Alpi Marittime, il Parco del Mercantour. E la cosa importante che mi fa piacere dirvi è che questi 4 parchi stanno operando da anni, ma già sono sulla buona strada, per fare in modo che l'UNESCO riconosca le nostre belle montagne patrimonio dell'umanità, e questo sarebbe una conquista molto, molto importante. Poi vi rendete conto che su questi argomenti io potrei parlare a lungo, perché mi fa piacere parlare di queste cose alle quali sono molto legato, ma adesso mi lascio. Io ringrazio tutti voi che avete voluto partecipare. Devo dire un grazie a Francesco Zonino, che con la sua teleimperia ci segue in molti viaggi. E con noi il dottor Ruscini, che ringrazio della sua presenza. Con noi, è vero, e tanti altri amici. Io li voglio ringraziare in modo particolare, direi amico anche, sì, ma Monsignor Alvise Lanteri, che è il parroco di San Siro, che appartiene alla nostra, no? È uno che è legato all'associazione Avastiere, ci concede sempre la possibilità di usare di questo suo bel locale per i nostri incontri. E adesso mi taccio veramente e mi affido insieme a voi a Dario Anghilante e al suo gruppo, che ringrazio di essere qui.
mi fate sapere voi. Vabbè, grazie. Sì, sì, grazie, grazie. Sì, sì. Studia, studia. Beh, loro me lo dicevano in modo un po' più colorito. Me lo dicevano in patois. Un disonno. Studia, studia. Studia, studia, che farai la bella vita poi. E ta pepignin da gavate lo chapel, duan li padron. E ta pepignin da dubia la schina. E ta pepignin da tacalaso, andun cutti lo padron. Sì, sì, è subito. Subito è a fine funzionare, eh. Trovato, studiato. Trovato il mio lavoretto. È solo che adesso ora più imparare. E poi forse anch'io a Torino. Forse sono stufo anch'io di stare a Torino. E poi c'è l'idea di Francesca. Che per niente è una brutta idea, eh. Su c'è la terra, la casa c'è. Non siamo in affitto, legna, finché vuoi. Questa idea di Francesca. È solo che, meglio sei già, io lo so già. Se vado su da Barba Battista a parlargli di queste idee qua, ma io lo so già come gli dice, ma me l'hanno ripetuto lui e i miei, per tutta la vita. Ma cosa vieni su a fare? Su di qua la vita è dura, ma il futuro è giù, vai giù. Me l'ha ripetuto fino alla nausea. Oh. Scusate, andavo a piotto, camminavo. Ho già qui. Mi con pastiro? Che? Andavo con pastiro? Ah, oh, sì, c'è una. Pastiro, mi si può andare in pastiro. Perché ero la prima della famiglia, mi stavo una clorivola al becco, aveva la clorivola, l'ultimo caso di lei, la prima di lei, la borgata Isaia. Ecco, ci ho nascito lo 7 San Juan, 7 giugno, dal 1920. A Pres, ci ho una scuola, hai fatto la prima, la seconda, la terza e la quarta. A Pres, io mi stavo la quinta. Ma mi la quinto, ma papà più mandà, ma mandà a lavorare a pel. Avevo un mio barbo che aveva un laboratorio di pel. E chi era un... Era un 15 o 16 figli che andavano a lavorare, erano tutti architetti. E allora andavo a lavorare a pel, facevo 10 ore al giorno, guadagnavo 2 lire al giorno. Penso mi pagavo un gaile, né? Ma questo lo soldo a lì allora, sai? E allora ci sono andato a lavorare a pel fino a 12 anni. A 12 anni si moriva. Praticamente mamma era ma destria a chi si scialia. Destriare vuol dire svezzarti. Mi hai tetalo là, mamma era fino a 3 anni. Allora, sas, prima cosa non aveva più sgaire, seconda cosa giravo con le scatole, sempre a sdereire. Mi hanno avviso che il botte mamma era una piare drieso per chi fa trussi. Arrivo qui e mi sempre dreire, no? Allora mia madre va in casa, prevenga chi, mi penso di... Come i due erboli a casa misino di mio maire, si era spurcato tutto il cerbum. Erano andati in casa al fuoc, si erano brattati tutti i pussetti di cerbum e però vengo qui. Mi si scappa via, si monta qui sul snarbo, si stampava sul snarbo, che la rabbia, per cosa finì parei. Lo svezzamento si sta qui. E mi si ustaiervo fino al 1961, si uniscono dal 1951, dunque si usta desan a Elvo, hai fatto le scuole elementari, sì, e andavo a una scuola di Lucere, di una rua che entra alla chiesa,
E bon tutti i mattini andavo a pe, ci va alla scuola e ritornavo a presa a pe, quindi facevo tutti i giorni 4 o 5 km per andare e venire da scuola. I miei avevano 20 vacce e a 5 anni andavo un pasturo in queste 20 vacce, io mio un fraire Guido. Partivo il mattino a 7 ore, arrivavo il sera, verso 7 ore sera. Andavo in pasturo di tutta chi prac i lai e avevo la responsabilità da queste vacce. E in questo volto si unì su a me, in 1951, in 1952 mio fraire, e in 1957 si unì su l'altro fraire. Dunque, fino al 1957, cioè sia Elvo, le mie nanne si unì le volte, ero d'inverno perché si unì solo il 10 dicembre, e buon siamo le vacce, le gialine, tutto ciò che io su Zappaio, io avevo una levatrice che si chiamava Rosa e che non sa fare niente tutti, era una fremo autodidatta, ma era una fremo veramente in gambo. Collaborazione, ma era con chi? L'odio esistio, ma l'esista vero? In certi casi, in caffina peggiore. Però aveva una necessità di collaborazione, perché sconosciva un pitucci, sas? Invece è vero, mi puoi anche vivere senza trovarmi uesi in casa. Un po' pure pa capitare oggi, perché non avevo da manco l'auto. In cui invece praticamente tu ci puoi avere disegno una tressi, una macchina che lo rende scasi indipendente e ha più da manco l'auto persona. Invece un po' avevo proprio da manco le persone, perché via pa niente. Insomma, più ricordò il modo di vivere mia, gente soggiava in volautre. Cioè io una bacio, tu ci chattavano un tocco di charme per giugare la famiglia, io torno, ci chattavano tua bacio. Poi si sobri, gli è morto un paio di famiglie, a Mina Giuve, fin Mina. Ognuno portava una squadra dell'accia, del menestro, per giugare, tira avanti, la famiglia è cresciuta e la faccia sa vitto, ecco. Ah mio paura, vieio grande, ma ti sei già malano. A bei can l'estate che trobes, mi vengono scasi lo più raro. Sono scanale tue muraglie, lo cuberto slai sonar, ma din al cor hai la speranza, tu le tengi un ben adubar. Lo tio passà, un Paolo con noi su, i mi via i mon sem con ta, a sentì i beselle fees, i brulle vacce sei più le mina. E a chi dran, si da clapeiro, che se era un cresta d'amon, si assettava sempre Pietro a suonarlo semitù. Appres svengiu la grande oghero e Pietro al fronte lancia man. Alles applavo e lei su terra. Si da tu spa più stornato. Quanto gente a Duberlui e sulla remo su un passà. Dunte vira il pislier, la peira e tutta rosia. E i paure che passavano e da tu se son fermà, a bulla fam lo rubavo, ma i partì un ben arfessia. E sobretù io l'hai di volo. Ma accompagno un tal pensare. Dinti ai muri, la fernisolo, lo si univen sempre far. Si es escasi ma mio maire, senso tu, mi puoi pastar. Pou e giaiet ma giovinesso, mi fa sempre navigiar. E l'auguri che voi fate, che curo ici sarei papus, ici è ma che gent sincero e franco, a passar la remo di lus. Sai che ho sentito dire che René vuole venire su in paese a piantare patate. Ma chi? René dal Blu? No, non René dal Blu.
Quello lì è solo un pelacordino. Parlavo. René, mi lì. Ah, to, la lupa ancora senti. Ah già che, a che le sono in gambo, già. Ma ha da fare i conti a Barbo Battisto. Oh già. Sarei pa' d'accordo da seguire. Mm. E sono in nero? Ma sì, da che? Con Tambosca, tu i giorni che la malestina si treire, ma che vuoi fare? E tu la malaterina, hai trovato lavoro? Come vai? Ma se, perché c'è buone speranze. Ah vai? Lo trovai penso proprio te, l'hai trovato. L'ho trovato il lavoro, ma patering, l'hai trovai sì. E se? Ma dai, ma tu hai che palle per la testa? Ma tu pensi in carte le euro e puno? Ma sei serioso? In montagna mi manda a tribolare. Sì, me l'ha già detto mille volte. Io sai che voi avete questa idea che in montagna c'è solo da tribolare. Ma è anche vero, però io ho tutta un'idea in testa. Mi viene un suicidio a montagna e pianto trifulas. Metto giù delle patate. Già. Ma René, ma sei serioso? Ma mi sei re? Senti, tu lo sai che mi hai tribolato la vita. Mi a 7 anni ero già fitta a montagno a fare lo pastre, ma si spanca tutto. Si spanca tutto. Beh, io voglio che qualcuno che scrisse qualcosa, perché le mie parole saprei per dire una cosa dura per lei. E te la conto. D'aprile, sulla piazza del Marzano, a Barceloneto, alla fiera del Gran Sante di Rameu, io avevo decente minata a fitar per tutta l'estate. I menava in scabotto dalla Valmairo. Lo fardel ten chilo un ten sacchet, de grulasen di pe. De nuece din la neu, en de scarsieres. Tu ci chied che ci morte mes già là, i montava in pian pian lo col sotrun, ma lo col ero sempre il lamun. E i pei sagnavi in sus spere staientes. Din un desert de roce bianche genieres, la luna del cielo facio chiar, beleu avio pietà. Ma bonuro sus la piazza dal marciar,
i fieter un tucci de sgurdì, e i mai picciotavi un max etan. Ma la roba da vende, do fa bello figuro, e i paire da quel tempo, i sapì marciandà. Affittalo! Affittalo a 30 franchi, un mio infante! All'ascolto, il travaglio invece giorno, tu non hai il morseo di pan, e se non aveva pa' delle ciro. Parei, i me contiavi di piei tempasà, i paure viei d'un vuoto. E scasi più ravi, perché lur o avien provà. Sempre finì in parei, cavè, cavè da lamentarsi, cavè da regretare. I usam pamenà, c'è più il corso trun, alla fiera del Barceloneto. Che tremendo quello che avete provato, tu e quelli come te quando eravate bambini, però io penso che forse non sono più quei tempi lì adesso, non ci sono più i bambini affittati nelle Alpi per fortuna, e poi forse le persone che cominciano a pensare di andare a vivere in montagna adesso non è che lo fanno perché gli piace tribolare, anzi, forse adesso è a Torino che si sta male. E poi, non so, pensando alla mia situazione, mi sono trovato perso il lavoro, sono a piedi, e allora a un certo punto della vita un po' di barba grigia mi è già venuta e dovevo decidere qualcosa. E ho messo sulla bilancia i pro e i contro e dovevo scegliere se rimanere a Torino e ricominciare a cercare un altro lavoro, il solito tran tran e le solite cose, oppure cambiare tutto e venire qua. E io ho deciso, io vengo qua, eh sì. Ma sì che posso fare? Ma sì che posso fare? E sì, manda a tribolare. Ma sì, ma anche a Torino c'è da tribolare. Lo so che anche te sei stato a Torino e hai visto com'era, però quando voi eravate a Torino e facevate i faramiu e tiravate il carretto dei robi vecchi, era forse, sì, c'era da tribolare, vero, ma c'era un'altra atmosfera. Eravate tutto un paese, giù vi trovavate tra di voi, c'era lo spirito di quartiere, vi conoscevate tutti, potevate incontrarvi. C'erano dei rapporti umani e capitava anche a Torino a volte di parlare a nostra moda. Eh sì. La gente va, non te li ho da mangiare, è sempre sto parecchio. Noi sti partiti andavano in fronte perché là se mangiavano come mai, quando tornavano gli avevano guadagnato i soldi per accettarsi magari pane a bacio o mascare a bacio. Passavano lo col, appunto una storia di un c'è, e mon padre sono tornato dalla Fronzo, gli hanno fatto lo col di traversette, e gli ero da neolo, per cui gli ero stupo, gli andavi a fare lo col, e non c'è sghigliò, e non va per 200 metri, la neu, se non fa niente, mon padre non va, ci sono un suo, per parte per calavare a Piandarè, e non c'è, trovo proprio il portafogli. L'anche che viene gagnò, due campagne, due uomini, con chi c'è stato un bacio. Era un travai lunghi, specialmente a chi dal Pentu, a chi dal pento io tante da che lavorazione, io gli altri taglia la cupo, come si chiama la cupo, chi taglia direttamente dalla testa. Chi avevo, era la prima cosa un più pulita. Chi dal pento di solito la fermo con lo spencenavo, faceva una picciotta o matassetta, un campavo in ten cantun, in ten picciotta cestin, corona via magari due etto, tre etto, un meschilo, passavo proprio a chi che ci attavo, costava un tanto al grammo. Mi ricordo, mio maire vendia coi pel. Ha sempre venduto i peli mio maire,
E un avviso con le spencenavi per l'onca non proprio la valso tale questis. La libretta qui era tutte le spese che mio pisia segnavo, coro girava per Pel, in Lombardia, sul Veneto, sul Friuli, e apprei si segnavo tutte le spese che facevo, lo sbitavo in società per un mese, due mesi, o 15 giorni, secondo la valada se era lunga o corto da girare, e c'erano i Pel, vendivano un po' di stoffe, e coro avevano finito lo giro, dividivano le spese, e sono che avevano guadagnato, carchi bot ganiamo un po' di cose. E io avevo tante minalo, io avevo a Elvo, io avevo quattro scuole, ma nel 1961 si arrivò la grande industrializzazione della pianura e dunque i miei hanno deciso di andare alla piano, di descendere alla piano. D'ingaire di tempo a Elvo, in quel periodo qui avevo un 400 persone, d'ingaire di tempo, 3 o 4 anni, Elvo sta completamente spopolata. Le gente sono partite, sono andate a lavorare dal Benga, da Nizza, come i miei, facendo cameriere, lavorando nel show. Di fatto, è così che è sparito il paese, come tanti. Quest'anno abbiamo 1.400 persone di Sant'Anfo. Siamo arrivati a un minimo di 5 persone di inverno. Quindi da 1.405 era una tragedia, ebbe la guerra, aveva 30 morti ogni guerra, per la guerra più grossa è stato lo sviluppo economico che portò via la gente. Ma quando sono Turin gli hanno rompito lo schema era di stare ustano, hanno avuto 3 mesi di sto, i brustiere che pensionavano la ciauna gli hanno avuto 2 mesi, partivano a ottobre e tornavano per Natale. E poi era l'economia, quando abbiamo cominciato a Turin, in le fabbriche, era una rottura di questo tipo di cose. Abbiamo avuto il coraggio di farlo e io ero un po' contento. Mi sono andato a Turin dal 51. Che fa lì? E io ferramiri. Andavo a saltare strade, ferre, carta, bramavano per le vie ferramiri. Che fa lì? Strasse, fermi! E allora non sentivo, non andavo dai Puzzel e andavo a di oltre ciò di strasse, di oltre ciò di giornale, di carta, tutta roba già che trovavano in giro e lo vendivano. Ho tutto lì, San Paolo, Anchiglia, Maria Milon. Dappertutto andavo, dirà. Erano tutti due stanni e Cristolo? Erano scarsi tutti due stanni e Cristolo. E quando la piovia? E quando la piovia, siamo in piore. Non è fatto. Non c'è nessuno. E quando la piovia, non so, era l'osto. Questa cosa di fare carte. E erano magari al 5 o 20 o 25, era 30 pavano. E per la sera, quando c'erano le 5 scisure, quando erano stufi, partivano in carretta prealato per costruire, faccio la cua per se controviare, andavo in giù, le altre in menimo, le altre in paglietta, le robe. Andavo a venire, come fassi in uso pre. Faccio le stagioni. Ma Barba, ma davvero facevate la coda dei carretti a Torino in Corso Francia? E venivano per l'auto i carus che andavano noi per parlare. E cantavate nell'osteria di Torino? Ma poi sicuro, e nei cantavi venivano per l'auto, non so di... La vienda al cielo la pare una colomba la vienda al cielo, la paz.
anche ma. Ma coro stavo in là in tal casun a Turin, Barriere di Milan. E in là avevo un lucese slalobio, di una comodità. E quando tiravamo la carretta in Cusfranzo, la gente grignava di noi alti e non spiava in via. E in capruche in quel tempo noi alti eravamo un bel gruppo, avevo gente d'Ustano, gente cresciola, ero tutti tra noi alti. Dipenso tu che avevo nostri qui nella zona, e te praticamente avevo anche noi alti. E sbuttavamo, arrivavamo in là. Io avevo chi cantavo, chi giocava la belotto, chi giocava la muro. Oh, in quel tempo qui, e poco già che qui tutto il giorno parlavano come noi altri. Ah. Di penso ma anche in via per Turin, eh? E un giorno, te conto questo, e un giorno ero qui che viravo in Turin, a Rambo Porto Novo, la stazione. Arrivando a certo miro, sento un che manda un Cristo a nostro modo, ma sai proprio un deciso. Ah, ma non avevo un ca, avevo dici. E porca di assassin, posso fare mente, e te su parte lo culto, mi se mi monto il tabacco, te pianto una sberlo che te fa orviuta. E sento co, mi si uirà, aero nome. Nome grande. E bramava a chi a un che avevo batte contro, ma l'altro era corso, era già avvio. E hai piccato un nome grande, bel nome, avevo ne scato, una caicetto di le mani. Allora mi si patenghi e gli dice: ehi, bravo me, dente si es che parli come me. Nelle sviro. E mi dice, e no, sei tu che preghi come io. Amici, stavano qui, e poi si siamo presentati. All'ero Castelmagno. Castelmagno? Castelmagno in Valgrano. E facevo l'illustra ciusir alla stazione. Ah. E sacò che avevo la caicetta che dì, avevo gli utisti del suo lavoro. E allora si siamo presentati, avevo pagato un caffè, avevamo ben grignato e si sono piano appeso per la giacca perché non so di dire mi, lui dice io, non so di dire parlare, lui dice pregare. Poi avevamo scarsato un bel momento, si sacò, ma come sta contento, e sta contento di vedermi quel giorno che mi dico, Ma quindi Torino era pieno di gente che parlava la nostra lingua? Poi, in quel tempo qui, Torino, dalle montagne, ne ero calambarun e sgagnavano l'amico a Torino e gli anciuier da Palmairo, gli avvio i vetrier di Casteldefino. I vetrai? Ah già, che loro i vetrai, loro i calavano e ha preso viravo ancora per le vie, per le piazze, e noi altri bramavamo carta, papir, e loro, vetrie, e vendivano vetri, poi, ma preso una via, una patella, di gente che parlava come noi altri, sai da chi che navio con un barone, che parlava in scasi come noi altri, di gente che calavano dalla Valle di Lanz. La Valle di Lanz. E me carrené, in quel tempo qui, i Terun e Turin erano usati montanari, di gran marievite. Sì, di sicuro la vita non era così facile, però nosauti non lamentiamo come sempre, siamo anche un po' abituati a lamentarci. Ci sono stati dei tempi, allora sì che trovavano lungo. Guarda, stavo giusto leggendo questo libro qua, che parla degli italiani che sono andati a lavorare in Francia, nella Camargue, nelle Saline. E lì sì che erano tempi duri. Questo libro qua parla dei fatti che sono successi nel 1893. Ti spiego un po' com'è andata. Praticamente c'era bisogno di gente a lavorare là, ma il lavoro nelle Saline era un lavoro duro. E i francesi cominciavano già a reclamare qualche diritto in più, volevano essere pagati almeno giusto per tutte le ore di lavoro che facevano. E se non li pagavano abbastanza, i francesi si fermavano e non cominciavano finché non gli aumentavano lo stipendio.
È solo che il problema erano gli italiani, perché gli italiani arrivavano là con la fame. E allora qualunque cifra gli dessero, gli italiani accettavano. E così anche i francesi rimanevano un po' fregati nelle loro battaglie e non riuscivano più a ottenere niente neanche i francesi. Allora hanno cominciato ad arrabbiarsi. E questo libro qua parla proprio di quell'avvenimento lì, a Aigues-Mortes, nelle Saline. Guarda, ti leggo questa lettera che ha scritto uno che era da quelle parti a suo fratello. E dice così: mio caro fratello, con la presente ti faccio sapere che mi trovo nell'ospedale, gravemente ferito. Al lavoro, alle saline della Fangouze, nei pressi di Aigues-Mortes, eravamo più o meno 100 italiani. 500 francesi sono arrivati all'improvviso, armati di fucili, barre di ferro, pale, bastoni, e gridavano: «Mortos italiens! Aujourd'hui, nous allons en faire de la saucisse! Retournez chez Crispy, nous voulons votre sang!» E noi siamo scappati, e quelli che non sono morti sono metà stropiati. Siamo arrivati alla cittadina, che si trova a circa 10 chilometri dal posto del nostro lavoro, senza scarpe, senza vestiti, ma ridotti. Smetto di scrivere perché sono distrutto. Addio, Fontana Giovanni. Ma sa che mi avevo già sentito parlare da Cochì, ma non avevo anche le nostre valade. Io avevo un dal Vernant, un de Vinay, naute de Vudir, insomma, de Pinerol, de Saluse. Non avevo un barone che Jan Lissà lavoro. Sì. E c'era anche una canzone. Giusto. Io avevo la canzone, ma a me non l'avevo proprio. Ma come te l'avevi niente? Me la mostrai te, che se non mangiava. Me la cantavi sempre. Ma prima che attaccava. Parla proprio di quella roba lì. E in arriva a peccare, rubai le nostre mando, rubai le nostre mando, si vuole travagliare. E in arriva a peccare, rubai le nostre mando, rubai le nostre mando, si vuole travagliar, lo tronte di un pecure, tante de cassiare, nato giungia mai, già aperto a paire maire, per ara pecai, ma in arriva lo staula, fendo tu con la burseto, d'argenta mio papai, e in arriva lo staula, fendo tu con la burseto, tu con la burseto, d'argenta mio papai, non grande di eute pure, mande peccassiano, nato giungio mai, già verga paire maire, per ara pecai. Se la Repubblico sarì un lavito che non fa il faire, fari un plurar pecai, scriste mai più regaine. Se la Repubblico sarì un lavito che non fa il faire, fari un plurar pecai, scriste mai più regaine. Onde di eu che pure, ante me passiamo, non giungia mai, c'ha verga paire maire, penara pecai. Onde di eu che pure, Maria Vitte, sas? Maria Vitte. E desmentio pa che mi decosi in San Franzo. Mi decosi in San Franzo a presa. Che vos? Era un illai, in Franzo. Mon paire arrivava in Sant'Omino con quel maledetto Mussolini. Attaccava Franzo. Mon paire era più povero. Stare in Franzo, i francesi l'hanno buonosauti. E se non, magari italiano in turno un disertor, insomma che mio padre vuole tornare in sai, e se ne arriva ici, più paura in cacchedran, e ha preso mio padre, l'hanno fatto partire sul là, e l'Albanio, e la Grecia, e penca bastesse re la Russia, a momenti l'ha buro, e l'ha in Russia. E ha preso, quello stufo finì la guerra, che vuol fare? E il mio padre che vuol dire? Andare a Turin a farlo fare a mio, e noi altri, tu ci ha preso.
Vai che magari se stavo mio in Francia, tu dio mi. Eh sì, forse stavate meglio in Francia, eh. Ma a te piaceva la Francia, eri nato lì e sei cresciuto lì i primi anni, no? Ah, beh, sicuro. Poi voi eravate a Parigi, eh? Parigi, aspetta. Noi eravamo là a Parigi e, sai... Ma io mi ricordo che cantavate una canzone che parlava di quelli lì che vanno a Parigi e fanno fortuna. Ma sicuro, è la canzone che parlo di quello partito da Pinamon, andiamo a pe a Parigi. Cioè, proprio stai qui, ma non stai con te, stai qui. Se io partivo, non c'è avviso, te in un caso, poi c'è un sigillo del mio barbo battisti. Hai sui bravo cuore, te la nuezza senza la luna, ci arriva a Parigi, din le valua per re, senza sordi e pausa ri. Le ne storio doloroso, le fatico e le travai, la partenzo le foto coso, l'un ritorna al puntio mai, giorne vece c'è giunta le sciofage, se le trottoar dal bebe tuo, giorno per giorno andrana ci ha toccase, e in abituro ti ha scritto a caro. Hai piessa la mia pastero si montagne, si un partì all'avventuro del Parì. Hai chi ti ha mincia la mia pulento e mie ciascagne, biffe, patet, foam, jambon e desciuto, de champagne e de roti. Per la festa e la madonna, al Parigi mi si urna, una festa della bibono, nasigato e nasinca, giorno e due, due, c'è giorno dalle sciofage, sur le trottoir, dalle metro, giorno per giorno, prana ci ha toccase, pena di giro, che parlo da Samsung ero papà mio, eh? Ecco, che ero vieglio che stavo molto. Ma comunque, a sentire sta canzone è vero che tutti quelli che andavano a Parigi tornavano un signor con i soldi. Pian. Allora i papà tutti parei, eh? Me cartù andavi in là e lavoravi a e lavoravi più duro un proprio a chi che doveva fare loro. E a presa, oh, andavo per ben per tutti. E dopo ne avevo qualcuno che strubavo da solet, strubavo a chi da sperare, gli affari andavano male, bevivo, diventavo un ciucco, andavo un rovino, a chi ero pa per fare, a preso. Come dire la canzone, partire è una cosa, ma è il ritorno che conti mai. Perché quando tornavi devi sapere che gli affari erano bene, e l'emigrare. A chi è apparendo a fare, come dicevo usati, è l'ultima speranza, eh? A chi o andavo bene a chi, o se no, erano già partiti a sperare, a presa andavo a ben i dai che facevo, e tanti grandi tornare al paese passavano danni, sì. Perché avevo un paese solo per tornare. Ah, schiar che quello tornavano, quello tornavano al paese, eh? Sì, aspettavano tutto. La Simca? La Simca, e preso ospitale in tutto bene.
là in maniera da venire al paese, far vedere quello che fa fortuna, e presto si trovavano tra loro, a chi al paese, e presto i francesi urlano la grandeur. Ah, oui, oui, e noi, i nostri che erano a Napoli, essere in capi grandeur. Ancora di più. E allora, insomma, che in definitivo, loro gli hanno la cerimonia del pastis. Loro dovevano trovarsi in piazza, a chi al paese, erano un mese di stasera, loro erano in vacanza. Fumavano un gulloise, un gitano, bevevano quell'oase per noi, ma è tutto quello che non si spagate perché scusate c'è giù, ma lo pastis sapeva cosa che era. Ma Barba, me sa niente cosa che è lo pastis? Quello che c'è più bello ciò che è il pastis, no, eh? Ma sì, non dal mio paese mi porto sempre greve, perché mi piace. Non che conto bene le storie, ero lì. La storia di Francesco. La storia di Francesco che veniamo, non sai, da Parigi e fa un po' di blagueur, un po' di blagueur, sai? Oui, oui, on sait le français, hein? Oui, c'est on va alla fumetta, un po' di chose se trouvent tutti la mia soldati a mezzo del mattin, mesta vos, mestre repos, sin compagno, semplici amici. Gitane pastis, gulloise per no, gulloise per no, gitane pastis. Ti disegno in questo modo, un barone, mercato, un dieu, piton, tanti, per noi fai bene. Gulloise per no, gitane pastis, gitane pastis, gulloise per no. Peglia ne bagna parolo, in trenti freme fa marcia, ne porto un te, maro bistro, o di io, e dal paese, gitane pastis, gulloise per no. Facendo catturnate, frate Pan, e tanti siero. Della grandeur del Gran Paris, non se devise dal vite metro. Del metro, oui, oui, oui. Gulloise per no, gitane pastis, gitane pastis, gulloise per no. Devi ture si ben brati, de Peugeot, de Citroën, de Fiat, de Renault, de Splendaco, et par bien les stises. Gitane pastis, gulloise per no, gulloise per no, gitane pastis. Se ta menga la francese, en te tu gnot la fai Antoine, et Claude, Gianni Nod la fai sa chance toujours ça voilà Gulloise per no gitane pastis gitane pastis Gulloise per no ça tu sais ça hai trovato gaire in Curie? E sì, è sto fermo, il cavagnin sto fermo. Sto forte. E ora, tu mi fai parlare. Sarà la pronuncia. È lo stesso. Ho capito la tecnica di Barbatisto. Lui tira mo' l'avertuio, ma sulla questione delle patate non gli ha mica ancora detto cosa ne pensa. Ma non, spaparei. E se ne è che le sturma la bull.
Cecilio Barbo Battistini gli fai cantare una chanson o due e pare mi fai venire un po' picotti. A che rai era giù? Ti proprio in campo. Ma sì. Ma, Barba, ma tornando al discorso lì del Trifulus, delle patate, ma lo sai cos'è che mi ha fatto venire quell'idea lì? So che... L'amore, l'amore. Ma che c'entro l'amore con le Trifulus? C'entra pure, aspetta che ti spiego. Sai che ho conosciuto quella ragazza lì a Torino che ogni tanto l'ho già portata su, no? Francesca si chiama. L'ho conosciuta giù a Torino, non è dei nostri, è di Torino. Però andiamo d'accordo, abbiamo messo su qualche progetto di metterci assieme, di andare ad abitare assieme, di mettere magari su famiglia. E sai cosa mi ha detto lei? Che t'hai detto? Lei mi ha detto che è d'accordo, sì, mettiamo su famiglia. Però mi ha detto non qua a Torino, andiamo su da te, dove tu hai la casa. Mi ha detto così. E poi mi ha fatto tutto un progetto, guarda, abbiamo già preso degli appunti, perché lei è un architetto, né? Lei è una persona che lavora, studia, fa tutto, e ha messo su questo progetto qua. Praticamente noi su non abbiamo l'affitto da pagare prima di tutto, abbiamo dei terreni, abbiamo la casa, un po' da mettere a posto, però lei mi ha detto tuo zio è una persona in forma, attiva, che sa fare tutti i lavori della montagna, e allora magari una mano ce la dà, no? L'ha detto così, e poi le mi ha detto lei può lavorare anche da casa, perché mettiamo su internet con una buona connessione, allora lei lavora da casa e scende giù a Torino solo quando ha gli appuntamenti più importanti, una volta a settimana, due. E anche per me, io posso mettermi lì a cominciare a lavorare un po' la terra lì davanti a casa e mettiamo giuste patate, e così abbiamo qualcosa da mangiare per noi e quello che avanziamo magari lo vendiamo ai ristoranti, mettiamo tutto su internet in vendita, usiamo internet come propaganda e i clienti vengono su loro a comprare le patate, non dobbiamo più andare giù noi ai mercato, no? Tutte quelle cose. E poi dice, ma pensa che è bello fare dei bambini e allevare i bambini in montagna invece che qua in città. Sì. Ma sentimi... Mi ne paga capire, ne paga capire in vostri internet, mi ne sai pa, ma mi sai ma che la terra sbasso, la terra sbasso, la vita è duro, ma... Sì, però Barba, ma è l'amore, quando l'amore c'è la gamba tira il pepe. Oh, ma sastri... L'aire scontra alla festa de San Giacomo, l'aire scontra ai ben muta chi balavo la corrento, ai ben muta irai de Grosse nozze, in aiuto.
a campas l'amour, al fai, la volta di sì, di lei. E a lui lo via l'esche, tra la presa, da partio, alla che lei. Che oh, già, oh già, ma sai che sono proprio curioso di vedere come va a finire questa storia. Da bordo. E sono un carino. Ma dai. Alla piva. A chi che vosati volarie fa? A chi? E te, ma vosati avete soldi? Avete qualcosa? Perché hai l'impressione che vosati avete pan soldi da farci andare in Borgne? Ma, proprio, li soldi? Sì, li soldi forse ho solo importanza. Senti, sempre ne è importanza, mi si lo soletto che hai, e mi se puta giù, ma vosati? E te avete intenzione di fare a chi? Ma dove vogliamo farlo? Noi vogliamo farlo qua in paese. Il progetto delle patate, del Trifolus. Mi hai pensato una cosa. Sassi la monta al ballone in Sant'Anno, a Farisello, oh. Entravene la maison di Viei, la casa di Viei. Ah, certo. Ebbene, il Lamont a quel caso qui è venuto buono. Io il mio sangue, il suo slapeiro, tutta l'entorno ai terreni. E tu nostri, a chi? Ai, mi avviso quando ero picciotti la mona Varisello. Io avevo gente in tutte le rue, io venivo alle scuole, io avevo dal ballone di Sant'Anno, io avevo la scuola, la magistra stava qui, non so, ti picciotti, partì, abu la tasca, abu i libri, abu i scartari, abu ognuno portava un tocco e posto per le scuole e insomma, presto, sortivo da scuola, io avevo la neve, tiravo le mutte, facevo i ciccio, ero bello, sardevei, di vivere il amore. Io ha ragione da calignairo. Io ha ragione da calignairo. Le minà è sbello, avevi in tempost che gli faccia una bella vita. Io ha ragione da calignairo. Il amore a Varisello era un bel posto per vivere. Del valore un Sant'Anno Varisello, te ne l'uno pieno, tra il fondo e la boschino, se vuol bere in cafremo, e l'indagno la mina,
Nel paese, mandare ancora più su lì, lì è vero, è tutto nostro. E poi la casa è buona, tiene. Secondo me è proprio un'idea. Te ci stai troppo dentro, Barba. Guarda, facciamo così: io domenica ne parlo a Francesca, la porto su e andiamo a vedere su a Varisello. Ma secondo me le piace. Le faccio vedere il posto, le faccio vedere dove c'è la casa e cominciamo a fare dei piani anche per lì. E la porto su e guardiamo e vediamo. E invece adesso sai. Lo sai cosa faccio vedere a te? Guarda. Ma che? Ok, che? Già che più smarrà un po' a 2000 persone, ma 250 o 300 persone al paese vi varia un bene e un lavoro per tutti. C'è a fare certe rinunce, già che può spanare al cinema due botte alla mano, dici perché strop da lui, può spa. Se ti hai la natura, vai bene. Se la natura di niente, già che può stare ici. Però vedo che avere lavoro non riesci. E ne sono tante opportunità che in botte era un re. E mi ricordo che a 20 anni avevo assolutamente questa mentalità che in più. Io a 20 anni ero a Turin, vivevo benissimo a Turin. Quest'anno venivo perché certamente che venivo, mi ero affascinato a Manunno come forse più di mamare. E venivo 3 mesi di storia, ho pescato al po', tutti i giorni, vivevo in la natura, mi piaceva, però io parlavo, lavoro anche le cose, quindi le race perdono un po'. Per me è un divertimento di essere carni, eh? È un divertimento, mi occupo, poi mi sono tanto attaccato al mio paese, vedi, quello dei miei padri, di mia madre, dei miei vei. La mia firma si occupa di turismo, però Stan ha fatto la scelta di venire con me, anche lei montanara di Savoia, lei la grada la montagna. Vedi, vedi!
prima di tutto fare un lavoro che piace e già mezza fatica. Per dire che si è già mezza fatica. E poi sono di soddisfazione, di piccola soddisfazione. Anche ma che me ne avviso la prima busta paga dall'ace che avevo mosso di Masvaccia era 60.000 lire, una miseria. Però quella libertà che la busta è una soddisfazione, una cosa che mi sono sentito di dire. Chi sono io allora della vita, secondo me? Ma figlia si sta messo con un po' delle nebbie, scura. Nella da picciotta da meina aveva la passione alle bestie, come avevo me. Ha preso a provare a fare da altre e sta prima, sto tutto attaccato, sto tutto passato, ora io sono attaccato la testa di volere. Nella dice che voleva lavorare l'ulace di ciabra, se voleva tenere di ciabra e trasformare l'ulace in formaggio, in tuma. È stata una soddisfazione per me, no? Perché dire tutto ciò che fa me, mi lo vedo un po' come una cosa mal vista da tutti, perché già che l'ho fatto con lei sapeva di non trovare alla fabbrica, non tutti chi che mi trovavo, ma si è smate, ma perché fa una scelta parier? Cioè, a quel che vivo sì, lo sa per il mio lo sacrificio che c'è a fare facendo mon lavoro. Sabono che vai incontro, perché lo vedo, però l'unica cosa anche a chi sono sempre più convinto che c'è che fa solo il lavoro che gli piace, perché anche aveva un bel stipendi, che lavorava anche invece, aveva lo sangue di amici, l'avevo sempre, e la l'avevo contenta. Questa è una cosa positiva. E vengo una persona, meglio non, che anche meno, un giovane, che mi dice che voleva il rubino di turismo ostano, fa l'attività agricola ostano. E quindi voglio un'aiuto dal comune per trovare un posto. Non spiego che voglio fare un agriturismo out, among out. Mi chiamo Roberto Miretto, sono di Revello. Abbiamo deciso con lei e i bimbi di intraprendere un'attività in montagna. Siamo venuti qua a conoscenza di Ostana per lavoro. Sono venuto su per lavoro, ho visto Ostana che era un posto, diciamo, meraviglioso. Abbiamo iniziato a cercare terreni, casa, molto faticosamente. Piano piano ce la stiamo facendo. Adesso abbiamo piantato patate, adesso stiamo preparando gli altri terreni qua attorno, piantiamo cavolfiori e cavoli, e poi appena riusciamo a reperire altri terreni andiamo sulle fragole. Nato di Amangia fa da rendere un per trubare la terra per le frole. Il problema è che allo da manco di 6.000 metri e io ho 40 proprietari, però convocherei in 40 proprietari. C'ho 3 anni che vengo qua in questa montagna. Io mi chiamo Nico, sono venuto a lavorare qua in Italia. In Romania lavoravo, per ora aveva poco soldi, così sono venuto qua a lavorare. Mi trovo bene qua, lavoro. Ho imparato con mio papà aveva le pecore in Romania. Ho imparato da lui questo mestiere, così obbligato non lo fai questo lavoro, perché scappi, lo fai un giorno, due, dopo vai via. Stai da solo, vedi che arriva la nebbia, arriva le pecore, ti scappano, bisogna essere abituato. Io di più mi piace stare con le pecore, vedere così come mangia, gli uccelli come volano, mi fanno contento, proprio mi fanno felice, mi piace. Non starei anche un giorno lì la fabbrica, perché chiuso non mi piace a stare, anche la condominio, mi piace stare là a casa così, con le bestie. Mi piace di più la natura, se diciamo. Christian da Think sono cresciuto, ma le pacche siano cresciute mica per merito nostro, sono cresciuto perché tanti hanno fatto una scelta di vita diverso, differente. Gli hanno deciso di due mani, stai sì, perché andare a lavorare magari a Pisano. D'altri sono in pensione, invece di Stati Uniti sono qui. D'altri, sì, pa, ognuno si motiva. Per noi è anche di venire ai nostri figli. Gli impegni che noi dobbiamo avere per loro, perché loro hanno, per 1000 anni sono avanti a travagliare il paese, sono onesto, gli avevo messo un po' per l'endemone, gli hanno passicurato, passo il mono che mangiavano, però stanno gli mai morti di più di fame. E manco i via gli andavano in panti ospissi.
Se va avanti così, se va avanti così, va a finire che Barbo Battisto, preso dall'entusiasmo, si cerca moglie e mette famiglia, e mette su famiglia anche lui. Da boh, tra gli udisca, René da Diunta, non ti parli. Alla di un peno sdur da Lucia, ma la faccia la faccia, finché si arriva a arrangiare la farda più. Magari la propria ragione, René. Magari i tempi sono cambiati. Per troppo tempo non si è martellato in la testa che il nostro vito in montagna era finito. Che toccavo partire. Che noi altri contavamo un più rien. Per troppo tempo e svergognosi come non si è maltrattato. Non si è considerato come Cian Damasel, per mandarlo a dire di guerra che neanche noi altri sapevamo re intero e perché scombattivo. Apre non ci siamo obbligati a partire. La montagna aveva più la mano con noi altri e pensare che finché noi altri siamo stati e montagno aveva salvato il territorio. E le disgrazie sono partite per noi altri e per chi della piana. E svergognoso, come noi siamo fatti vergognare e della lingua che noi altri parliamo. E pensare che noi altri valiamo mai che loro, perché noi altri di lingua ne parlavamo almeno quattro. Parliamo il patois, il piemontese, l'italiano, il francese. Loro ne sapevano mai uno, ma erano sempre noi altri a doversi adattare a loro. Sì, è svergognoso come si sta trattando noi altri montanari, ma a ragione René, le cose cambiano.
e noi abbiamo finito. Vi ringraziamo molto e noi siamo sempre molto contenti di venire qui una volta all'anno a Sanremo, perché sappiamo che troviamo della gente che sono almeno di origine come noi dei montanari o amano molto le montagne. Quindi io addirittura, preso dall'entusiasmo, non mi ricordo mai che loro mi dicono dovresti dire qualcosa di più in italiano, alla fine parlo la mia lingua dal principio alla fine e non mi ricordo mai che la gente può anche non capire, ma mi pare che tutto sommato voi abbiate capito abbastanza bene, mi sembrava così di intuire. Naturalmente questa proposta che vi abbiamo fatto quest'anno è un pochettino sull'onda nuova che noi stiamo vedendo nelle nostre valli, e cioè c'è da parte dei giovani, ma anche dei meno giovani, non ha importanza, una voglia di ritorno a una certa vita, non magari come era nel passato che ritornavano i vecchi in pensione, come è ritornato Barbo Patisto quando ha lasciato Torino, no, dei giovani che vogliono venire a fare la loro vita ancora produttiva, e non è soltanto in agricoltura, non è in agricoltura certamente, ma con uno spirito nuovo, dei prodotti di nicchia, dei prodotti che abbiano una, insomma, poi altri in altre attività, addirittura utilizzando i sistemi informatici in attività anche che una volta sembrava impossibile, che ne so, un architetto posto a 1300 metri che progetta e che manda via i progetti per mail, cioè sono cambiati i tempi. E poi soprattutto è cambiata una cosa: nei giovani sovente c'è la percezione di una qualità di vita diversa. Forse anche perché fuori non c'è lavoro, ma lassù c'è una qualità di vita diversa, perché la vita non è soltanto avere tutte le comodità lì a portata di mano, la vita è avere sovente un bel sole, non lo smog, avere della roba buona da mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una proposta che abbiamo fatto quest'anno, sempre basandoci naturalmente sul canto, che come già l'ha cantato il Verne dell'altra volta, c'è sempre il canto di mezzo, però tutto sommato è una proposta che magari fa pensare a qualcuno queste nuove opportunità. Noi ringraziamo naturalmente quelli che hanno organizzato, che è sempre la cosa più gravosa quando si fa qualcosa, e il parroco naturalmente che ci permette di avere questo bel teatro, e voilà. Speriamo di non trovare troppa neve quando andiamo su, sulla strada, non ci fa paura la neve, ma sulla strada non fa mai piacere. E quindi vi voglio soltanto presentare un attimo quelli che hanno collaborato con me, perché quindi Flavio Giacchero, Peire Anghilante, Gigi Ubaldi, che era già presente l'altra volta, sa che eravamo già noi quattro con Chantal Verne, sa che questo gruppo è misto, ci sono due franco-provenzali, Gigi e Flavio, e due occitani, io e Peire, perché le valli franco-provenzali, per chi non lo sapesse glielo dico, sono quelle che cominciano al nord delle valli occitane, quindi dalla
passa Val Susa, Val Sangone, Val Cenischia, poi tutte le valli di Lanzo da dove arrivano loro e poi ancora la Val d'Aosta, tutta la zona franco-provenzale che è molto grande. C'è molta similitudine con la nostra realtà occitana perché sono montagne, sono valli come le nostre, e hanno costumi molto vicini e una lingua che è veramente molto vicina e quindi stiamo realizzando dei progetti insieme. Siamo nella stessa regione e quindi maggiore forza tra le due minoranze dà maggiore forza alla rivendicazione, insomma pretendere dei progetti, no? E quindi collaboriamo sempre di più in questa attività di sensibilizzazione delle due popolazioni, quella occitana e quella franco-provenzale. Se volete, manca un nome, Dario Anghilanti e Flavio Monti.